Come si chiama quello vicino a Busilli invece? Grimont. No, perché sì. Mazzoli, Beni. L'onorevole Beni ancora non riesce a votare. Anche Capone. Anche l'onorevole Capone, adesso sì. Onorevole Beni, provi. Ok. Altri? Bene, la votazione è chiusa. Presenti 445, votanti 372, astenuti 73, maggioranza 187, favorevoli 68, contrari 304, la Camera respinge. Siamo al 3.28, prego onorevole Busin. Ha chiesto di intervenire? Esprimo parere favorevole del gruppo della Lega Nord. La ringrazio. Onorevole Pini, prego. Grazie Presidente, quest'ultimo emendamento dà un po' la misura di quello che si diceva prima riguardo il fastidio che evidentemente il governo ha nel confrontarsi con le Camere e con le Commissioni. Perché se prima addirittura le Camere, neanche la Camera veniva citata, ma noi chiedevamo almeno le Commissioni in maniera più o meno informale su quelli che erano gli effetti dell'esecuzione di questo trattato, qui invece si citano le Camere, ma per quale motivo? Perché se vi è uno scostamento rispetto all'impegno di spesa, cioè se ci sono dei problemi si informano le Camere, se invece l'andamento è sereno è tutto merito del governo. Vabbè, questo è l'atteggiamento generico che ha il governo Renzi, non ci piace, però se devono essere informate le Camere, anche qui, visto anche il potere, diciamo così, di, non dico di veto, ma di interdizione rispetto a determinati scostamenti che ha la Commissione Bilancio, sarebbe opportuno che sia la Commissione Bilancio che la Commissione Affari Esteri venissero informate. Questo chiediamo. Grazie Presidente. Grazie a lei.